Sei pronto, Thomas? Ma vai. Presidente, in un istituto come questo in cui la didattica è molto importante nella applicazione, appunto, il laboratorio riveste un'importanza, importanza, quindi questo recupero è molto importante per tutto il resto scolastico. Certo, come dicevo precedentemente, l'assenza di un laboratorio per un istituto tecnico importante come questo è come se i ragazzi fossero privati dei libri. È la teoria che si viene applicata dopo la pratica dopo aver fatto la teoria, quindi è assolutamente fondamentale per la formazione dei nostri ragazzi. In questo ovviamente la competenza rimane della provincia, l'area vasta che dir si voglia. Questo aspetto di aver recuperato un laboratorio, di aver sistemato la copertura per un intervento di circa 30.000 euro è significativo, ma certamente dobbiamo pensare che le manutenzioni delle nostre scuole hanno necessità di interventi sia ordinari sia straordinari proprio nel mantenimento della funzionalità e anche della sicurezza dei ragazzi. E questo, tra l'altro, oggi siamo qui e come ho annunciato a breve partiranno i lavori del controtetto dell'Istituto Capitini con l'infiltrazione di acqua registrate da tempo. Siamo riusciti in fase ultimo di assestamento del bilancio 2015 a trovare importanti risorse, che lì si parla di circa 200.000 euro, per in questo caso appunto per il rifacimento della copertura. Molte, io sto girando in lungo e largo della provincia per rendermi conto con mano e soprattutto con gli occhi quelle che sono le necessità delle scuole superiori, è constato che c'è veramente una necessità importante per lavori anche di ordinaria manutenzione, ma che danno anche la misura di quanto sia importante e rilevante per il nostro territorio questa attenzione edilizia scolastica. Io mi auguro che con le azioni che il governo ha messo anche in campo possiamo dare già nel 2016 importanti interventi di mantenimento dei edifici scolastici. In più abbiamo necessità anche delle nuove aree e delle sedi, ma di tutto questo ne parleremo prossimamente, perché a seguito anche delle iscrizioni che verranno a concludersi il 20 di febbraio, poi con un quadro che con i dirigenti mi presenteranno sarà assolutamente necessario fare un discorso complessivo, perché questo chiudo, l'elemento dell'istruzione è assolutamente fondamentale che i nostri ragazzi abbiano, così come stamattina abbiamo potuto constatare, degli spazi idonei per il loro apprendimento, che è un diritto che dobbiamo assolutamente preservare. Un laboratorio restituito agli studenti, finalmente. In cosa sono consistiti i lavori? Un momento di grande soddisfazione per la scuola, perché in un tempo molto breve è stato possibile ripristinare il soffitto di questo laboratorio che era, come dire, danneggiato da infiltrazioni d'acqua. È stato appunto possibile restituirlo alle attività didattiche. Un laboratorio di tecnologie meccaniche, quindi molto, molto importante perché attività didattiche che si svolgono nel nostro istituto e che qui appunto trovano attuazione tutte quelle metodologie didattiche che si basano sull'esperienza di laboratorio all'interno dell'indirizzo. Sono presenti macchinari di grande interesse, di grande importanza, come la macchina per la prova di trazione, la macchina per la misura della durezza dei materiali, la macchina per la misura della resilienza, e aver potuto restituire tutte queste strumentazioni didattiche all'uso quotidiano delle attività che svolgono nella classe è una soddisfazione, tanto più che i lavori sono stati eseguiti in un tempo molto, molto rapido, diciamo nel giro di un mese. Grazie.